ringrazio prima di tutto il professor Antonio Panesella per aver accettato il mio invito, il dottor Boschini e la Fondazione Mano Guerrieri per la collaborazione, per la volontà di mantenere in vita questa iniziativa che abbiamo deciso 5-6 anni fa e che sembra prendere piede e valenza. Ringrazio i miei colleghi sindaci di Palagano, di Polinago, Braglia e Tomei e colgo l'occasione per annunciare che il Museo della Repubblica ha un nuovo direttore nella persona del dottor Matteo Manfredini, che vorrei sottolineare con un applauso. Grazie. Cedo la parola a Boschini. Funziona anche questo? Sì. Grazie Sindaco, come sempre, della ospitalità, del benvenuto, della collaborazione, perché naturalmente senza la collaborazione con il Comune di Montefiorino questa iniziativa non sarebbe possibile, e quindi benvenuti anche da parte della Fondazione Golieri alla quinta lettura estiva sulla Resistenza. Quest'anno abbiamo pensato di dedicarla al tema La Resistenza Italiana, armati e non armati lottando contro il nazifascismo. E ad aiutarci nella riflessione sarà il professor Antonio Panesella, che è presidente del Museo Storico della Liberazione di Via Tasso a Roma, già professore ordinario di storia contemporanea all'Università degli Studi di Parma. E il Museo di Via Tasso, come sapete, di cui tra l'altro potete trovare all'uscita sul tavolo questo bel derby anche ne racconta l'attività, è uno dei luoghi simbolo a livello nazionale per la memoria della resistenza al nazifascismo, svolge anche un grande lavoro di raccolta documentaria relativo alla resistenza, alle deportazioni, un'intensa attività didattica, di sensibilizzazione culturale e sostegno alla ricerca. Quindi grazie davvero al professore per la sua presenza, che è particolarmente preziosa, ha fatto anche un viaggio un po' faticoso, quindi ringraziamento doppio, grazie soprattutto per il lavoro importante che svolge da anni presiedendo il museo. E non credo di doverlo presentare dal punto di vista scientifico, perché davvero è una figura molto nota della storia italiana, della ricerca storica italiana su tantissimi campi di studio resistenziali e non. Io magari ricordo en passant, fra tanti di questi campi, quello specifico dello studio sull'apporto della cultura cattolica alla resistenza e anche all'Italia repubblicana, e così come magari elemento di curiosità anche i suoi studi sul movimento dei cristiano sociali, non quelli fondati da Golieri e Carniti negli anni 90, ma quelli diciamo del movimento degli anni 40, che poi fu presente con il professor Bruni anche alla Costituente, però è una coincidenza, diciamo così, che ce lo rende ancora in qualche modo più vicino. E torniamo però al nostro tema, alla resistenza, armati e non armati, lottando contro il nazifascismo. Negherei l'evidenza e la verità se non dicessi che prima dell'estate, quando abbiamo riflettuto sul tema, questo titolo c'è stato un po' sollecitato in qualche modo anche dall'attualità bellica che tutti drammaticamente conosciamo, dal dibattito che ne è seguito sull'opportunità o meno di una resistenza armata, dibattito come sapete ha attraversato il paese, ma forse anche in modo particolare le culture e le forze del centro-sinistra. Però lo dico chiaramente, non siamo qui per parlare di attualità, siamo qui per parlare di storia. E chi ha cercato di istituire paralleli in un senso o nell'altro da quanto succedeva o succede in Ucraina la resistenza italiana ha fatto un'operazione, a mio parere, concettualmente avventata, storicamente anche forse scorretta, visto le enormi differenze di contesto e di epoca che intercorrono tra quello che succede in Ucraina e quello che è successo qui 80 anni fa. Ma al tempo stesso ci è parso in qualche modo interessante provare a capire più a fondo che riflessione culturale
che diverse posizioni politiche o ideali abbiano animato le forze e gli esponenti della resistenza, appunto attorno al tema dell'uso dell'imbracciare le armi, della lotta armata contro i nazifascisti, ma insieme riflettere sulle tante altre forme di resistenza non armata che si realizzavano storicamente in quegli anni in Italia e di cui forse non sempre si parla abbastanza o con la stessa intensità. Quindi c'è il passo che questo tema, armati e non armati contro il nazifascismo, consenta anche la chiarificazione di alcuni concetti, che magari a volte anche in maniera così inavvertita usiamo come sinonime, ma in realtà non lo sono. Così magari resistente non è sempre equivalente a partigiano, partigiano combattente, nel senso che tutti i partigiani sono stati resistenti, ma non tutti i resistenti sono stati anche partigiani. Così anche il concetto stesso di resistenza forse è più ampio del concetto di guerra partigiana, perché gli atti di resistenza non armati sono stati numerosissimi, incalcolabili, come le persone che li hanno compiuti quotidianamente in quegli anni. Si citano spesso le staffette partigiane, alcune delle quali, non so, la Marina Pace a Battali, per citarne due, no, anche di culture molto diverse, e fecero quella scelta di impegno espressamente rifiutando l'uso delle armi. Ma al di là del caso delle staffette, pensiamo a chi ha organizzato in clandestinità le forze politiche, i movimenti politici, a chi stampava e diffondeva idee e cultura, ma forse in maniera ancora più semplice, non so, a chi si è impegnato nei movimenti sindacali in tempi in cui scioperare nelle imprese che producevano per l'industria bellica era sicuramente un grande impegno e un grande rischio. E io penso che però siano resistenti in senso pieno, senza imbracciare le armi, anche le madri che hanno sottratto i figli alla leva della Repubblica Sociale, o chi ha nascosto un ebreo o un soldato alleato che rischiava di essere fatto prigioniero. Credo anche che ha seppellito magari per pietà un corpo di un partigiano fucilato. Sono tutte forme di resistenza non armata, ma che hanno probabilmente un grandissimo valore. Mi sembra che tutti questi atti esprimessero una coraggiosa, consapevole presa di distanza dal regime fascista e dall'occupazione nazifascista, e quindi credo che meritino questi atti di essere qualificati come resistenza. Ed ecco perché allora è stato un fenomeno più ampio della sola guerra partigiana, naturalmente nel suo estremo valore. Questo ci permette anche di fare forse due sottolineature, le ultime poi davvero mi zittisco. Con questa idea ampia di resistenza armata e non, mi sembra che si metta meglio in luce il ruolo delle donne, che probabilmente hanno avuto anche a volte ruoli militari, ma erano spesso, come dire, meno evidenziati nel campo strettamente militare, mentre sono state centralissime in questa idea di resistenza diffusa e quotidiana. E un secondo concetto che a mio parere viene esaltato da questo tipo di visione ampia della resistenza è la resistenza come fenomeno di popolo, come esperienza democratica diffusa, e credo che a Montefiorino non ci sia bisogno di soffermarci su questo, perché sappiamo quanto la Repubblica sia stato anche questo tipo di partecipazione. Così quindi davvero concludo, penso che dovrebbe essere chiaro, e sono certo che oggi il professor Parisella ci aiuterà a riflettere su questo: non ha senso contrapporre le forme di resistenza disarmata e di resistenza armata, perché sono spesso parti inscindibili di uno stesso fenomeno, un fenomeno storico o anche un fenomeno attuale, specie quando concorrono con la specificità culturale, con magari presupposti ideali diversi, alla difesa degli stessi valori, degli stessi diritti, della stessa giustizia. Ancora di più, e qui cito Marc Bloch, non ha senso metterle in un rapporto gerarchico, come se chi ha imbracciato le armi per una scelta necessitata dai tempi bellici e assolutamente contestualizzata e giustificata fosse superiore per coraggio a chi non l'ha fatto, o viceversa, come se chi sceglie forme di resistenza non armata fosse autorizzato a sentirsi eticamente superiore o più ispirato di chi invece ha combattuto o combatte. Sono due fenomeni non opponibili e non gerarchizzabili.
siamo certi che il prof Parisella, Tonio, sia la persona giusta per portarci per mano in questo tipo di scambio culturale, storico, sulle diverse forme della resistenza italiana. Sicuramente dirà cose più interessanti, e se ho detto delle sciocchezze in questa premessa mi correggerai, integrerai con la massima libertà. Prima di dargli la parola, di nuovo ringraziamo il Comune di Montefiorino, Emibanca, che col suo contributo rende possibile questo incontro, e anche il piccolo buffet che fin da ora vi anticipo è alla fine dell'incontro allestito nella sala superiore. Ringrazio per la sua presenza e per la collaborazione Daniela Lanzotti, presidente dell'Istituto Storico della Resistenza e della Storia Contemporanea di Modena, con cui collaboriamo all'organizzazione di questo evento. Mi unisco al saluto e al ringraziamento al sindaco di Palagano Fabio per la sua presenza, al sindaco di Polinago, ma anche presidente della provincia, Gianni Tomei. Grazie anche a Matteo Manfredini, nuovo direttore del Museo di Monteferino, per essere qui con noi. Prima di cedere la parola al professor Parisella, chiedo al presidente della provincia se si unisce ad un attimo di saluto, credo sia doveroso istituzionalmente. Poi passiamo la parola al professor Parisella. Intanto grazie per la ottima organizzazione, sempre, da diversi anni qui a Montefiorino. Tra l'altro, oltre a essere presidente della provincia, mi lega a questa giornata maggiormente il fatto di essere anche sindaco di Polinago e facente parte della Repubblica di Montefiorino. Meno legato ai comuni, diciamo, di Montefiorino, perché apparteniamo a un'altra diciamo unione di comuni, ma invece stiamo lavorando proprio anche per promuovere altre iniziative portate avanti dal sindaco, come l'archivio storico della documentazione della Repubblica di Montefiorino. Anche su questo è un passo avanti per cercare di valorizzare quel periodo. Grazie e saluto Gorieri, che è sempre un piacere incontrarci e mi fa sempre, insomma, ricordare il lavoro svolto negli anni che io ero un ragazzo da suo papà nei miei confronti. Grazie e buon lavoro a voi. Grazie mille. E devo confessare che sono un po' commosso. Sono un po' commosso per il nome di Ermanno Gorieri, per aver conosciuto i figli e di persona Giulia, che già conoscevo. Ma sono molto commosso perché anche io ho fatto il mio ritorno a Montefiorino. Ero già venuto qui per un'altra occasione. Qui conobbi il sindaco e conobbi anche diverse persone tra voi, e quindi sono il mio legame sentimentale, di sentimenti non solo così convenzionali, ma sentimenti civili, sociali, politici, se volete. E poi sono commosso perché ho avuto una bella notizia. Ho avuto la notizia che Matteo è il direttore del museo. Matteo me lo ricordava mezz'ora fa, è stato mio allievo nel primo corso di un sogno che abbiamo avuto all'Università di Parma, quello di fondare un nuovo modello di corso di laurea in scienze politiche e istituzioni europee. E siccome era l'anno in cui si sarebbe dovuti arrivare alla Costituzione Europea, e essendo il mio corso, quello di Storia Contemporanea, il primo corso con il quale gli studenti avevano l'impatto, mi venne l'idea, approvata dai colleghi del Consiglio, di proporre un corso su Resistenza e Unione Europea.
una preparazione alla Costituzione europea, però poi non c'è stata. Si erano illusi, avevano fatto una Costituzione che era alta come un'enciclopedia, sbagliando. I nostri studenti lo sapevano, le Costituzioni devono essere, per essere graffianti devono avere anche una certa agilità, ma i costituenti europei non lo sapevano, nonostante ci fosse Giuliano Amato, per me è stato un maestro quando era giovane anche lui. E quindi io oggi sono un po' così, e vabbè, ve lo confesso, quando ci fu il convegno su Francesco Luigi Ferrari al Centro Ferrari a Palazzo Europa a Modena, tra i relatori c'era Gaetano Arfè, forse un nome che qualcuno ricorda ancora, grande storico del socialismo, senatore socialista e direttore dell'Avanti, che si sedette, aprì una cartella, sbiancò e chiese scusa: ho sbagliato cartella, leggerete il testo della mia relazione negli atti del convegno. Ecco, a me non è successo questo, ma è successo qualcosa di simile. Io ho qui i miei appunti, però avevo un foglio dove c'erano tutte le freccette e i raccordi. Quello non lo so dove andrà a finire, però io confido molto su due cose: una certa memoria che, nonostante ormai l'incedere, l'avvicinarsi agli 80, e anche un po' una passione per queste cose mi assista, e quindi anche con un clima un po' diverso, perché quello seguiva uno schema tipico da lezio, con delle premesse, degli sviluppi, oggi io vi parlerò delle stesse cose, ma con un tono, se volete, vista la promozione, più familiare. Vi parlerò come è capitato tante volte, è capitato e mi capita tuttora, per fortuna, di poter frequentare molte occasioni, molte scuole vengono a visitare il museo, molte scuole vanno a cercare nei loro luoghi, altre associazioni eccetera, e anche qualche centro anziani. E quando vanno ai centri anziani sono le cose, si stabilisce come con i ragazzi di terzo liceo, di ultimo anno di liceo, un rapporto è. E quindi io oggi non vi farò una lezione, vi dirò alcuni problemi, vi suggerirò alcune riflessioni e spero di non deludere questo vostro impegno, che è stato un impegno per venire fino a qua, per ritornare a Montefiorino, per chi non è di Montefiorino, nel nome di Ermanno Corrieri. E proprio nel nome di Ermanno Corrieri io vorrei iniziare. Ho preso tre o quattro considerazioni di Ermanno e un paio di considerazioni di Giulia dal libro Ritorno a Montefiorino. Ritorno a Montefiorino è un libro che dovrebbe essere letto e diffuso notevolmente, perché è la dimostrazione di come non è necessario riproporre quello che pure è stato necessario fare. La Repubblica di Montefiorino di Ermanno Corrieri sono circa 700 pagine, buone, sante e benedette. Era fondamentale farle in quel modo, allora, quando non c'erano tutti i documenti, non c'era la stessa facilità nel raccogliere i documenti che ci sarebbe oggi. Non solo perché siamo dotati degli strumenti informatici e telematici, ma perché sono aperti gli archivi. E allora non lo erano, e quindi, ma perché è la dimostrazione che si possono dire delle cose di grande intelligenza anche con delle espressioni molto abbordabili da tutti e in maniera che
le leggi e le studia non debba scervellarsi. Quindi questo è il grande pregio di quel libro, che Giulia, anche a nome di Ermanno, aveva ritenuto di mandarmi. E l'occasione è anche l'occasione per fare una battuta su Ermanno. Ermanno mi aveva mandato l'ultimo suo libro, un libro sulle sue materie, sull'occupazione, sui salari, sulla economia sociale. Era accompagnato da un bigliettino, come era accompagnato dal bigliettino di Giulia che io ho attaccato qui nel risvolto di Moverdì. Nel bigliettino di Ermanno c'era scritto, io avevo scritto un libro che a suo tempo gli avevo mandato, una cosa ormai del 97, che si chiama Sopravvivere liberi, osservazioni sulla resistenza a 50 anni dalla liberazione. Lui mi ha detto che ne vorrei tanto parlare, però mi aveva mandato poi, quando non c'era stata più occasione, come al solito con una battuta, perché Ermanno di battute c'era tanto. Qualche volta anche particolarmente salaci. Su quella battuta c'era scritto: chissà, tre puntini, riusciremo, sì, il titolo di questo libro è Sopravvivere liberi, riusciremo a sopravvivere liberi. Ho pensato tante volte durante questa campagna elettorale alle parole di Ermanno. È l'unico riferimento che faccio al presente, a questo presente. Dicevo che quel programma per gli studenti del primo corso di scienze politiche di Parma, seguito da Matteo, rispondeva alla mia profonda convinzione, oltre che da un'occasione, e che ritrovo espressa testualmente da Ermanno, dicendo che la posta in gioco era la sottomissione dell'Europa non alla Germania ma al nazismo. Questa è una frase sulla quale bisogna riflettere. Tante volte abbiamo discusso della resistenza come se fosse un affare di cortile, che fosse una lite fra noi e i condomini di casa, come se fosse una cosa tra parenti che si litigano l'eredità o tra persone che sono a caccia di fortune politiche. In questa frase c'è un ricordo che la resistenza è due cose contemporaneamente: un fatto europeo, primo; secondo, un fatto europeo di lotta non a qualsiasi cosa, ma al nazismo e al suo disegno di sottomissione dell'Europa. C'è un maestro di studi della resistenza, Enzo Collotti, che ci ha ricordato che la Germania intendeva costruire il nuovo ordine europeo, un sistema dell'intera Europa sottomessa, con i paesi posti in una gerarchia razziale prima di tutto, quelli più omogenei razzialmente alla Germania, quelli dell'Europa nordica, i fiamminghi, gli olandesi, i paesi scandinavi, con un certo trattamento, poi gli alleati, gli ungheresi, i rumeni, gli italiani, con un certo trattamento, gli slavi che dovevano essere condannati a ritornare schiavi, e poi quelli che dovevano essere eliminati perché erano inutili sulla faccia della terra, gli ebrei, gli zingari e tanti altri popoli. Ricordate, gli zingari sono il popolo più ariano d'Europa, ma sono nomadi. Quindi non sono legati al sangue e alla terra come dovevano essere i futuri cittadini dell'Europa. Quindi era una schiavitù che partiva dai livelli più alti e penetrava, scendeva
a tutti i livelli. Primo Levi e Vittorio Emanuele Giuntella, tanto per citare due persone che hanno fatto l'esperienza diversa dei lager, uno come deportato politico prima che razziale, l'altro come ufficiale internato militare, che hanno messo in chiaro che la vita del lager era la metafora di quello che c'era fuori del lager, cioè una gerarchia basata sulla violenza. A ogni livello c'era il potere esercitare impunemente violenza su chi stava sotto. E questo è stato un po' il punto di partenza. La nostra riflessione la facciamo nascere da qui. A questo, quasi quasi, c'ho poco di più da dire se non vado a fare delle altre riflessioni rispetto alle cose che vi ha detto, quasi tutte le ha enunciate, ha fatto un indice ragionato prima il nostro presidente. La resistenza nasce fin dal primo giorno che tu ti trovi in casa i nazisti, perché la prima cosa ti dicono non uscire di casa stasera, cioè introducono giorno dopo giorno, mese dopo mese. Ricordate che in Europa l'occupazione nazista è durata 4 anni, quasi 5, nell'Europa, nell'Italia del nord 20 mesi, nell'Italia del centro 8-9 mesi e nell'Italia Napoli poche settimane. Cominci subito a scontrarti, ma io devo comprare il latte, i bambini la mattina non hanno il latte, come faccio? Non posso uscire. E così via, nei giorni successivi di queste cose sono pieni gli archivi di ordinanze, di decreti, di cose dove si impongono dei comportamenti e si vietano dei comportamenti. E beh, qualche volta questi ordini, questi divieti sono il contrario di quello che noi normalmente riteniamo che sia doveroso fare. Chi ospita qualcuno in casa può arrivare anche ad essere fucilato, seduta stante, perché non bisogna ospitare nessuno in alcuni casi. L'abbiamo ricordato tante volte quando c'era qualcuno che non voleva ospitare, che si ospitasse. E così sappiamo, ce l'ha insegnato buon samaritano, che bisogna curare i feriti senza domandarti prima se quel ferito o quella donna ferita per caso è stata ferita perché gli correvano appresso e cercavano di attaccarla, e si rischia la pelle, e così via. Di queste cose ne succedono una grande quantità nelle città, ma anche nelle campagne. A volte è sufficiente, come è stato sufficiente a qualche centinaio di italiani, che un contadino si trovi su un campo a margine del quale c'è un palo con un filo tagliato e lui stava semplicemente raccogliendo qualche cosa, zappando qualche cosa. E lo stesso anche a chi nelle stesse condizioni si è trovato in situazioni urbane. Quando cominciamo a riflettere 94, 95, 96 sulle stragi italiane, avevamo tutti l'impressione che uscì una carta delle stragi, erano 400 le stragi e le uccisioni. Le stragi erano soprattutto quelle numerose, di diverse, quantomeno di qualche unità di persone.
Ma poi la ricerca si è sviluppata enormemente a gruppetti di persone. Alla fine un'idea che avevo lanciato io insieme a Cesare De Simone, un giornalista, cronista del Corriere della Sera e dell'Unità, cronista di giudiziario, avevamo ipotizzato che bisognasse censire tutte le uccisioni, anche quelle di una sola persona, perché in alcuni paesi sono state uccise 20, 30, 40 persone, ma una, due per volta. In quel paese ci sono, in qualche caso, se andiamo a contarle, li mettiamo solo lo stesso numero di quelli che sono stati uccisi nelle grandi stragi, Berlino, Sant'Anna di Stanzema, Montesole, quella incredibile rosario di violenze che comincia, badate bene, ad agosto 1943 a Mascalucia in Sicilia, quando i nazisti erano alleati degli italiani. E perché a Mascalucia? Perché avevano violentato una donna e qualcuno aveva reagito e avevano ucciso il violentatore. 8-10 persone. Questa è la prima strage che viene fatta in Italia e continua da agosto del 43 fino agli ultimi giorni in provincia di Bolzano. Nel Lazio le prime stragi sono 8-9 settembre a Roma, nelle strade di Roma, e le ultime sono poco prima, o anzi qualcuna, anche dal 4 al 10 giugno sulla montagna Reatina. Tutta l'arco della occupazione del territorio è segnato dalle stragi. È questa la realtà alla quale hanno reagito i resistenti. Noi chiamiamo la guerra, guerra totale, perché investe tutti gli strati della società, perché è la guerra che investe dove si presenta tutti i territori. Io ho in mente il Lazio, solo nei più sperduti paesini della montagna Reatina non arriva materialmente. Il resto della regione è coperta dappertutto da episodi, da vicende di presenza nazista, ma anche di guerra combattuta, di presenza di passaggio alleati, di bombardamenti. Noi spesso dimentichiamo che ci sono. I bombardamenti sono l'altra faccia. I miei genitori scappano da Sora, in provincia di Frosinone, che era stata città ospedaliera della retrovia di Cassino, perché gli inglesi hanno cominciato a bombardare quelli che Churchill chiama bombardamenti terroristici, e il giorno dei morti mitragliano la gente che va al cimitero. C'è anche questo pericolo che viene. Ma questo è occasionale. L'altro pericolo di tutti i giorni, di tutti i momenti, di tutte le ore, la mattina come la sera, i rastrellamenti sono una cosa terribile in montagna. Ci sono reggimenti che devono essere impiegati per questo, e i rastrellamenti portano a bruciare fienili, a razziare bestiame, a distruggere, a impiccare qualche volta nelle stalle i contadini, i montanari, a volte anziani, perché da quelle parti sono passati le partigiani. Quindi questa è la guerra totale, però è totale anche perché penetra e va a colpire il modo di essere, di sentire delle persone e delle famiglie. Quindi tutti, perché io avevo intitolato Sopravvivere liberi questo libro? Perché da un lato c'è
uno studioso francese, Jacques Semmelin, che studiando la resistenza in tutti i paesi europei, esclusa l'Italia, dice che prima del 43 si sviluppa una resistenza di sopravvivenza. Ci si adatta, o come si riesce, alla presenza degli occupanti, perché bisogna sopravvivere, non dargli la vita fino in fondo, vedere come si può fare, frodarli in qualche cosa, cercare di applicare fino agli estremi le leggi nazionali, fin dove te lo permettono, rispetto a quelle che gli occupanti hanno emanato. In Italia nel 43 si presenta subito la necessità della liberazione, mentre in Europa dal 43, dopo la sconfitta della battaglia di Stalingrado, cambia tutto, la vittoria militare diventa l'obiettivo più importante e quindi la resistenza di sopravvivenza, la lotta non armata, la resistenza civile, la chiama lui, viene sempre meno. E noi abbiamo proprio, io con lui ho avuto uno scambio piuttosto vivace, conclusosi con un abbraccio, e io gli ho spiegato che in Italia questo succede e ci stanno tutte e due fin dal primo giorno in cui i nazisti occupano l'Italia, e che non è che se comincia la lotta armata finisce la necessità di sopravvivere di chi materialmente magari non può fare, vorrebbe, ma non può fare la lotta armata. Oh, pensate, mi viene sempre in mente questo esempio, perché è un esempio che sembra venuto da un libro di Achille Campanile o di Alfredo Manzini. Vicino al Pantheon, piazza della Minerva, dove sta l'elefantino con l'obelisco sopra, c'era un buchetto dove due anziane signorine, si dice attempate, avevano una copisteria. E come tutti i negozi, quello aveva sotto uno spazio e il bagno, piccoli ambienti. L'8 settembre un sottufficiale e due carabinieri della vicina caserma del Pantheon vanno lì e gli chiedono di, per cortesia, tenere quattro cassette. Agli carabinieri si deve rispetto, loro accettano. Erano quattro cassette di bombe a mano. Quei carabinieri resistono, erano carabinieri addetti alle stazioni e non i reparti combattenti. Il 7 ottobre del 43 non vengono deportati, si adattano loro stessi, avvalendosi delle leggi sui corpi di polizia, a essere rispettati anche a non fare certe cose. Però quando il 5 giugno queste due anziane attempate signorine vanno a vedere sotto, perché c'erano andate, andando dall'altro locale, ma non avevano visto che cosa c'era, scoprono che erano quattro cassette di bombe a mano, nelle quali ne rimanevano tre. Quei carabinieri potevano fare qualche cosa, non hanno avuto bisogno di organizzazione, c'era per fare. E quelle due attempate signorine hanno fatto inconsapevoli un'azione di lotta non armata. La realtà è complessa, non si può distinguere, si presenta sempre integrata in tanti modi e in tante cose. Sono gli stessi che spesso hanno avviato la lotta armata a fare azioni di lotta non armata. Prendo sempre degli esempi
ne dico uno perché è troppo grande, è troppo bello e notevole. A Lucca il comando tedesco ha dato l'ordine di sgomberare la città entro 2 ore. La città verrà rasa al suolo per fare come ad Ortona, nelle macerie o come nelle macerie dell'abbazia di Montecassino a seguito dei bombardamenti neozelandesi e inglesi. Si attestano e combattono, fanno da ultimo baluardo per favorire il ritiro delle truppe. Si sparge la voce, c'è un certo intervento anche delle donne comuniste e di altre donne non comuniste della zona, si fa il tam tam, la parola d'ordine tutte a Piazza delle Erbe. Piazza delle Erbe è la piazza del mercato. L'intera popolazione femminile di Lucca si precipita a Piazza delle Erbe e assedia il palazzo della prefettura dove c'è il comando tedesco. Passano i momenti, passano le mezz'ore e arrivano gli alleati. Stanno arrivando, si avvicinano sempre di più. Non c'è più tempo di mettere le mine e di farle esplodere. Salvano Lucca. Semplicemente con la parola d'ordine, tutti a Piazza delle Erbe. Sembra che questo sia poi illuminante. È successo, si è ripetuto in tante occasioni. È un'altra. Il vescovo di Belluno, poi diventa vescovo di Padova, adesso non mi ricordo come si chiamava, viene obbligato dai nazisti a presenziare, come tutta la popolazione, alla fucilazione di alcuni partigiani. La commozione, la tensione in quel momento, il vescovo si presenta, sale sul palco dove ci sono le forche, si avvicina a questi partigiani, li bacia e li abbraccia tutti. Una donna, la popolana, dice: abbiamo capito bene da che parte dovevamo stare. Queste sono, di queste cose, abbiamo scoperto in 20 anni che la storia di quei 20 mesi è piena e che noi abbiamo sempre considerato come una cosa che stava lì, faceva da contorno, era quasi lo sfondo all'azione teatrale, l'azione centrale di chi sta sul palcoscenico davanti, sul proscenio. E abbiamo considerato che il partigiano combattente al quale va tutta la nostra gratitudine fosse l'unico protagonista riconosciuto nella resistenza. Le mamme che hanno difeso la vita dei loro figli non erano delle resistenti. E questo è questo un po' il motivo per cui cominciamo dal 1993 a non ero solo io, era quello più coraggioso, il primo stato un insegnante di istituto tecnico di Roma, Giorgio Giannini, un militante del movimento non violento, a presentarsi al convegno nazionale delle 3 organizzazioni partigiane, alla sala della Colonnella del Campidoglio, e dire sulla necessità che bisognava cominciare a studiare queste cose. Anna Bravo, una studiosa di primo ordine dell'Università di Torino, scrisse un libro sul comportamento delle donne nei riguardi dei soldati italiani sbandati e mostrò come in realtà queste donne che ospitarono nelle loro case, in campagna soprattutto, e
dove ci furono parecchie nuove fucilazioni di queste donne, salvarono qualche migliaio di italiani. Uno studioso inglese che è vissuto tanto in Italia, Roger Absalom, ha scritto tanti saggi e poi un grosso volume che è stato poi tradotto in italiano, e ha dimostrato come nelle campagne italiane, soprattutto nelle campagne, ma poi noi a Roma abbiamo potuto ricostruire anche una rete urbana, sono stati salvati 80.000 prigionieri inglesi, ai quali alcuni disubbidirono, ma ai quali le loro autorità vietavano di fare la lotta armata. Alcuni di questi disubbidirono la fece. Queste migliaia di famiglie, a queste migliaia di famiglie era stato poi promesso un indennizzo che non è mai venuto. E tutto quello che era stato raccolto per dare gli indennizzi è stato il materiale sul quale si è potuto documentare questa cosa, che non ha ordinato nessuno, perché c'erano lì degli inglesi, c'era una vera e propria rete, le memorie del maggiore che la coordinava, un affascinante libro di spionaggio, e che aveva poi al suo vertice un prete irlandese insieme a questo maggiore inglese. Però poi la gente non li conosceva questi, dice una contadina abruzzese che poi è stata portata in campo di concentramento: non l'ha già fatta perché so inglesi, l'ha già fatta perché so cristiani. Cristiano, in linguaggio contadino, significa essere umano. E questo è un elemento del quale bisogna tener conto nel rifare la storia di questo periodo. Noi fummo attaccati, eravamo una dozzina di persone, Lidia Menapace, Enrico Peiretti, alcuni ex obiettori di coscienza che facevano i professori di scuola e altro, che scrivevano, e due studiosi di rilievo ci fecero delle osservazioni alle quali dovremmo prestare attenzione. Giorgio Rocha, più grande storico militare italiano, un signore alto 2,5 m, valdese, intransigente, biografo di Badoglio, studioso di tutti gli aspetti, anche e soprattutto della nostra sciagurata impresa di Grecia e di Jugoslavia, disse: voi volete andare a ricercare a tutti i costi le origini e gli antenati. Se siete dei non violenti, siete dei non violenti e basta, non c'è bisogno di trovare i vostri antenati. Io personalmente, che ero molto amico suo, dissi a Giorgio: non mi capito, non si tratta di cercare le origini, si tratta di capire meglio la storia d'Italia. L'altro che più o meno rispose con le stesse parole fu Claudio Pavone, considerato un maestro degli storici della Resistenza. Claudio Pavone, dopo qualche tempo, però, pubblicò, ma è introvabile perché uscì su la rivista Il Ponte e nessuno poi l'ha raccolto insieme ai vari saggi di Claudio Pavone, e parlò spiegando che era indispensabile, era necessario. Però le conseguenze di questo furono due, da un lato. Una, quella nostra, fu che siamo stati molto attenti a non confondere non armato con violento. Io dissi scherzando che nell'Italia di allora i non violenti si potevano contare sulle dita di una mano. Roberto Bobbio, Aldo Capitini, Don Mazzolari, Giuriolo, Antonio dei Piccoli Maestri, il romanzo dei Piccoli Maestri, e non so, qualche altro religioso magari di altra confessione. Però questo era indispensabile,
dirlo, perché non apparisse chiaro, fosse subito chiaro che non c'era alternativa non violenta alla lotta armata dei partigiani, ma accanto alla lotta armata dei partigiani bisogna seguire le molte lotte che in Italia come in Europa donne, uomini, ragazzi e anziani avevano fatto. E questo è stato un po' difficile, anche noioso, ripetono sempre, però non è servito, perché mi dispiace dirlo, il presidente dell'Istituto Storico della Resistenza di Lodi, adesso non mi ricordo il nome, ha scritto un libro, La Resistenza Non Violenta in Italia, e lui indica per non violento quello che noi diciamo non armato, ma fa dell'arbitrio, perché la cosa fondamentale della non violenza è la coscienza. E le donne difendevano la vita dei propri figli perché erano le madri, non avevano fatto nessuna riflessione su Gandhi o su Martin Luther King, lo difendevano perché l'essere umano che salva, pensate, una cosa inimmaginabile, l'episodio è straordinario, perché in un palazzo a Roma arriva una pattuglia armata di SS, prende una donna che stava facendo con il proprio corpo ostacolo a suo figlio e altri tre o quattro ragazzi che i nazisti volevano portare via, e la uccide, viene uccisa, si raduna della gente, e tra questi c'è un signore di diversa età, ebreo, conosciuto nel quartiere, nessuno ci fa caso, tranne una prostituta che se lo prende sotto un braccio se lo porta via. Queste cose sono esaltanti, è una storia della società italiana che ci dimostra una volta tanto un po' migliore di quello che siamo normalmente. Ma non bisogna confonderlo con l'idea che fosse allora possibile una alternativa non violenta. In molti casi, come il caso di Luca, hanno praticato, ma non se lo sono domandato. Non hanno fatto una strategia per combattere i nazisti. E questo forse, ecco, permettetemi in questo un riferimento al presente. La guerra in Ucraina una cosa sì che la insegna, no, io non ho dubbi sul diritto degli ucraini a difendere il proprio paese, con le armi o senza armi. È altro mandare le armi, quali armi, quando, come e in che misura. Quello è un dibattito politico. No, il diritto degli uomini e dei popoli, il diritto alla ribellione è un diritto sacrosanto e fondamentale. E io vengo dalla collaborazione con Lelio Basso, e Lelio Basso ce l'ha insegnato in tutti i modi questo, che accanto ai diritti degli uomini, delle singole persone, degli individui, ci sono i diritti dei popoli. Abbiamo combattuto per il Vietnam, abbiamo combattuto per la Cecoslovacchia, abbiamo combattuto per i paesi dell'America Latina. Anche l'Ucraina ha diritto a vivere della sua libertà e la sua esistenza. Però l'invasione russa, tentata, non realizzata, realizzata in parte, dell'Ucraina, ci dice una cosa, che quello che c'ero anche io, in un movimento che si chiamava della difesa popolare non violenta, per anni,
abbiamo cercato di capire e di organizzare, proprio studiando le modalità con cui la resistenza veniva organizzata. La difesa popolare non violenta non è solo un'ipotesi, è una necessità. Allora ci dicevano che eravamo degli illusi perché la guerra atomica rende impraticabile poi la guerra tradizionale. Che cosa fare se invadono il tuo paese? Tu come cittadino, oltre che affidarti all'esercito, in Iraq si è spappolato l'esercito in 24 ore, anche altrove è capitato, anche l'esercito italiano. Sai che cosa fare? Gli operai della società telefonica romana, che erano militanti della formazione di Bandiera Rossa, quindi dei più accesi combattenti armati, scoprirono subito quello che dovevano fare. Dovevano ascoltare le comunicazioni sulle linee dei tedeschi, dovevano trasmetterle con la radio agli alleati. Quelli che stavano all'ufficio centrale delle poste sapevano che cosa fare, non gli aveva detto nessuno. Cominciavano ad aprire le lettere anonime indirizzate al ribasso, a vedere quello che c'era dentro, a richiudere le buste e mandarle vuote, e così via. Ferrovie, i famosi ferrovieri francesi che cambiarono tutti i cartelli per un treno che portava i deportati in Germania, o quelli che portavano le opere d'arte depredate, no? Che fecero fare tutto un giro della Francia e ritornare al punto di partenza. Ecco, bisogna cominciare a pensare a queste cose. Riprendere quello che troppo facilmente noi abbandonammo quando ci cominciò e prevalse, se no, con la guerra in Jugoslavia, cioè adesso. La difesa popolare non violenta significa fare peacekeeping, peace building, fare delle azioni di mediazione per evitare che scoppi. Sì, certo, quelle sono importanti. Ma se quelle non funzionano, e se ti trovi i carri armati in casa, cosa fai? Ecco, quella diventa la difesa popolare non violenta, un'altra cosa rispetto a quello che occasionalmente era la lotta non armata. Durante la resistenza. Qualcuno poi l'ha fatto anche un po' in maniera organizzata, perché l'ha ripetuto più volte, ma questo basta che prendiamo le storie di tutte le regioni d'Italia. Ma poi vediamo che esiste una grande città, è anche quasi una regione, perché è una città che è quasi una regione, Genova, che purtroppo non è considerata come il grande modello in Italia. Noi diciamo che Milano è la capitale della resistenza, è vero, perché lì si concluse vittoriosamente il 25 aprile, ma Genova è quello che gli inglesi scrissero "What a wonderful job", che lavoro meraviglioso, perché riuscirono a coinvolgere la popolazione e i combattenti in un tutt'uno. Nelle strade, quelle delle canzoni di Fabrizio De André, non c'era pescatore, non c'era prostituta, la parrocchia di Don Gallo, erano i luoghi dove ci si nascondeva, dove si portavano le armi e si combatteva poi. Diceva il mio presidente del museo, quello che mi ha lasciato il testimone, Paolo Emilio Taviani, che non è stato solo ministro dell'interno, ministro della difesa o senatore a vita dell'Italia repubblicana, è stato un grande comandante partigiano della difesa, della resistenza di Genova, insieme a comunisti, insieme a socialisti, insieme a liberali.
e lui era, dice, bisogna aver studiato la geografia per capire la storia di Genova. Se qualcuno si mette in nave e guarda come è fatta la Liguria, capisce che a Genova, quando li cercavano in città, si rifugiavano in montagna. E quando andavano a sdigare in montagna, lui scendeva in città. Ma questo non potevano farlo se ogni casa non era aperta e disponibile a loro. Se i fascisti non l'avessero cacciati o minacciati di cose peggiori di quelle che gli facevano i nazisti. Taviani mi ha ricordato, mi ha detto una cosa che ci fa capire perché poi alla fine un corpo d'armata, l'unico caso in Europa, si è arreso al Comitato di Liberazione Nazionale di Genova. Il comandante colonnello di artiglieria tedesco del porto mandò tramite il vescovado al CLN. Il CLN di Genova era presieduto a turno, un giorno da ogni partito, e in quel giorno lui presiedeva. E a lui arrivò l'emissario del colonnello che difendeva il porto, anzi il prete che aveva raccolto il messaggio, che il colonnello ha piazzato i cannoni non verso l'esterno, ma sulla città di Genova. Avete 48 ore di tempo, anzi 24 ore di tempo, perché lui comincerà a sparare il primo colpo. Fabiano mi disse, io con piena coscienza del mio essere cristiano, per mia convinzione che c'è un destino dell'Italia come nazione che deve venire prima, ho risposto, abbiamo circa 1000 prigionieri tedeschi, al primo colpo ne ammazzo 100. Gli artiglieri del porto hanno fatto armi e bagagli e hanno cominciato a andarsene. Questo lo poteva fare Taviani perché erano riusciti a mobilitare ogni angolo della città. Lui stesso, non me lo disse mai, l'ho scoperto dei documenti, che aveva chiesto che il CLM, nel suo insieme, avesse delegato gli ordini esecutivi ai comitati di liberazione di quartiere e di fabbrica. A Genova sapete c'è un quartiere, una fabbrica. Per cui è stato necessario tutto l'inverso dell'8 settembre. È bastato mandare le staffette a portare l'ordine. Tutti sapevano quello che dovevano fare. Quando io dico la difesa popolare non violenta, penso anche a questo. Non violenta che si unisce con la difesa armata necessaria, purtroppo. Ha ragione il Papa quando dice la guerra è peccato, ma la difesa no. Che è la stessa dottrina cattolica che ci insegna. Ciononostante io ritengo che uccidere non è una bella cosa. Io non so quanto, mi sono lasciato quasi un'ora. Brevemente, senza scendere nei particolari, vi dico quelle altre cose che avrei voluto dirvi, alcune, e richiamando non qualsiasi cosa, ma qualcosa che stava nelle considerazioni di Ermanno Corrieri e di Giulia Bondi. Mi sembra che vada colto dalle cose che scrive Corrieri una sorta di elenco che lui fa. Abbiamo detto ogni strato della popolazione, ogni livello di età, le campagne, le città, e nessuno mai ha parlato dei marittimi che stavano
o dei funzionari dello Stato che stavano. Ricordare il padre di Dacia Maraini, e Dacia Maraini piccola, furono messi in campo di concentramento giapponese perché avevano rifiutato di aderire alla Repubblica Sociale Italiana. E c'erano i marittimi italiani nei porti in tutto il mondo, che non sappiamo nulla su quello che è successo. Marittimi civili, oltre che marinai militari. E nella resistenza, quella stretta, quella armata, dice Ermanno che fu una somma di atti di coraggio. Ognuno ce n'ha almeno una decina da raccontare, molte volte sui nostri parenti, ma anche gli atti di coraggio che hanno fatto quei 600.000 che stanno di militari deportati in Germania, che hanno detto di no. Ho pensato a quei deportati politici italiani di Sobibor, che erano deportati politici insieme agli ebrei, erano la Stella Rossa, che hanno fatto la ribellione, l'unica ribellione di un campo di concentramento. Atti di coraggio, di generosità, abbiamo detto tanti, salvo d'acquisto, e di salvo d'acquisto ce ne sono tanti. Di imprese ardimentose, i bambini delle giornate di Napoli, di impegno tenace, quelli che hanno resistito alle torture, dentro Via Tasso io ho un campionario che è la fiera degli orrori. Gianfranco Mattei che si ammazza è un grande scienziato. Giulio Natta, quando riceverà il premio Nobel, lo dedica a Gianfranco Mattei, suo assistente. Senza i suoi studi non sarei arrivato a questo punto. Si uccide perché ha paura di tradire i compagni. E così tanti altri, impegno tenace, di dedizione agli ideali in cui ciascuno credeva. Qui credo che l'elenco sarebbe stesissimo. Dice però, e aggiunge, non mancò la zavorra. Questa cosa non l'ha letta Giampaolo Panza. Non avrebbe venduto per suoni certe cose che erano tutte ampiamente note, perché un senatore fascista, Giorgio Pisanò, le aveva scritte negli anni 60, in un libro che si chiama, anzi, una serie di fascicoli settimanali che si chiamavano La guerra civile in storia della guerra civile in Italia. Di suo, di originale, non c'è niente in quello. È una bieca operazione per fare quattrini. Due libri seri, tuttavia, importanti, sulla zavorra che c'era nel Reggiano e nel Modenese, li ha scritti Storchi, già direttore dell'Istituto Storico della Resistenza, oggi direttore del polo archivistico del Comune di Reggio Emilia. Perché ci stanno quelle cose, vanno dette, e è bene che si dicano. Mi fece impressione nel 94, perché conoscevo Otello Montanari da una vita, eravamo amici, e trovandomi a Reggio Emilia l'ho abbracciato, perché erano 7-8 anni che non lo vedevo, lui era anche malato, sai? Alla fine dell'incontro mi sono visto circondato da 8 persone che volevano farmi il processo partigiano, e ho detto io non l'accetto, perché voi non siete i miei giudici. Mi aggiudice la coscienza, e io sono grato a Otello perché ha detto chissà parli, perché non bisogna nascondere, non bisogna tenere nascoste le cose. Le ombre ci sono, le luci risaltano perché ci sono le ombre, e nessuno aveva mai scritto, finché un mio
studente sottufficiale dei carabinieri non ha fatto una tesi sulla seconda deportazione dei carabinieri, dopo quella dell'ottobre 43, questa volta nella Valle Padana, quelli furono quasi 2000, questi furono 700 in più. Nel 44, nello stesso periodo in cui c'erano i bandi della Repubblica di Salò per far arruolare i giovani di leva, vennero portati, deportati 700 e qualche cosa carabinieri. E adesso Anna Maria Casao, che scrisse quel bel libro sul 7 ottobre 43, ha aggiornato, ha fatto una nuova edizione, l'edizione di studi Carabinieri e Resistenza, e dove parla anche di questa. Ma perché è importante questa data dell'estate 43? Perché oltre a quei 700 e passa, ci sono stati altrettanti che sono riusciti a scappare e hanno lasciato, non abbandonate le caselle, sono portate le armi, sono andati dai partigiani e hanno istituito la polizia partigiana. Perché in quell'estate il numero dei partigiani cresce a dismisura, perché tutti i reniti alla leva vanno in montagna con i partigiani o per conto proprio, e in mezzo ai partigiani veri c'è la Zavorra, ci sono le vere e proprie bande di delinquenti, e i carabinieri che hanno rifiutato di essere arruolati, di essere, che si sono scappati per evitare di essere catturati, organizzano la repressione di queste cose. Ne parla anche Ermanno nella Repubblica di Montefiorino. Questa è la Zavorra. E esiste però anche la Zavorra come quelli che ammazzano il partigiano Fascio sull'Appennino della Lunigiana per gelosie interne, simili a quelle che ha documentato anche Ermanno nella Repubblica di Montefiorino. Il partigiano Fascio ha una medaglia d'oro a valore militare perché è caduto sotto il piombo nazifascista. La sua moglie, i suoi compagni hanno chiesto e scongiurato i presidenti della Repubblica perché cambiassero questa cosa. Non si può. Però il presidente della provincia di La Spezia, quello di Massa si è rifiutato, quello di La Spezia tutti gli anni, adesso non so se la organizzano ancora, organizzava un pellegrinaggio annuale nel luogo dove con un falso processo aveva fucilato per questo valorosissimo comandante, nel quale quello che l'ha fatto fucilare aveva voluto perdere. Quindi questa era anche la Zavorra che c'era. E quindi noi potremmo aggiungere a questo un altro elenco delle stesse cose di donne e uomini che, mi voglio usare le parole che usa Giulia per definire, per me è stata occasione di riflettere nel senso della resistenza, soprattutto quella con la R minuscola, la ribellione quotidiana e imperfetta delle persone normali a quello che va troppo storto. E io in questo metto migliaia di donne, perché questa è l'ingiustizia contro le donne, deve finire. Le donne comuniste di Roma nel 45, quando si fa il primo congresso della federazione, che è anche quello che approva il nuovo statuto, il partito, pubblicano un opuscolo intitolato non Le donne comuniste, ma Le donne nella lotta di liberazione di Roma. E non sono solo non sono solo partigiani, sono le popolane degli assalti ai forni, sono le donne borghesi che fanno la sottoscrizione al Papa, sono le donne
e dicono perché qualcuno non possa dimenticare. E ahimè, se ne, ci si è dimenticati, perché si trattava la resistenza quotidiana e imperfetta delle persone normali a quello che va troppo storto, come giustamente scrive Giulia. E è questo che noi abbiamo inteso nel proporre 20 anni fa questa attenzione. La risposta c'è stata, sì, anche il mio caro amico che è venuto a parlare anche qui, Santo Peli, ha dedicato un capitolo alla resistenza civile. E qui non bisogna pensare alla resistenza civile con un capitolo a parte, bisogna fare una storia della società italiana dove ci sia armata e non armata contemporaneamente, in tutti i luoghi dove questo si è presentato. Perché questo era l'obiettivo. Anche Pavone sosteneva che bisognava mettere un capitolo. Bisogna fare quello che devo fare per forza. Poi chiudo su questo. Nel 70 Henri Michel, il più importante storico allora della seconda guerra mondiale, scrisse un libro, La guerra nell'ombra, la resistenza in Europa. E lui richiama proprio questo, questa necessità che tutta la società si è espressa contro la situazione. E lui parla di tutta la società in Europa, anche laddove la resistenza è stata numericamente minima, in Norvegia, sono stati pochi nuclei di resistenza armata, anche laddove la presenza dei fascisti è stata alta, in Francia, anche in Olanda, anche altrove, c'è stata la lotta non armata. Una lotta non armata e la presenza determinante, importante, fondamentale delle donne. Le donne, capitolo, le donne e i prigionieri che riuscirono ad evadere dai lager, non tanto quelli di sterminio, quanto ad esempio quelli dei nostri militari internati e così via. Ecco, questa è la nostra, il nostro desiderio, il nostro impegno, il nostro auspicio, perché questa serve perché dobbiamo alimentare il nostro spirito, quello dei nostri figli. Prima è stato detto dell'impegno didattico, ogni anno abbiamo tra i 13 e i 15.000 ragazzi delle scuole, ormai cominciano ad essere anche europei, non solo italiani, che vengono a visitare il museo. Quest'anno è stato quasi fino a marzo, era pressoché chiuso. Da marzo avevano ricominciato a venire, è stato riaperto con l'inizio di aprile, ma aprile e maggio è stata una valanga di persone, di studenti, di insegnanti, di famiglie, è stata una cosa, sono venute 6.500 persone, la metà di quelle che vengono in un anno, in due mesi, è una cosa che è entusiasmante. Il 25 aprile è stata una cosa, i ragazzi che erano nelle scuole portavano i genitori. Ecco, questo non bisogna smettersi, anche Montefiorino va in questa direzione, bisogna farle conoscere di più. Noi abbiamo fatto un sito, ce l'ho commissionato, scusatemi, poi chiudo davvero, però lo devo dire perché ce l'ha commissionato nel 2013 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, era l'anniversario del 43, c'era il commissario, c'erano state i fondi della Rivoluzione Francese, dell'Unità, della Bandiera, dell'Unità d'Italia, c'erano dei fondi, il comitato che per le ricorrenze
ha assegnato al Museo Storico della Liberazione, dicendo che era l'unico in Italia che potesse farlo, il compito di censire in tutta Italia i musei della Resistenza e della Lotta di Liberazione. I musei in senso stretto, non i monumenti, sono anche i monumenti, però per i monumenti si fanno altre cose. Però i musei sono quelli che hanno un luogo ben preciso, un luogo che sia di proprietà pubblica, un luogo dove si organizza una collezione, un'esposizione, dove si conservino delle memorie tangibili, cimeli, ma anche documenti. E noi abbiamo, il Ministero dei Beni Culturali aveva meno di 60 luoghi, noi ne abbiamo censiti 133 e erano di più, ne abbiamo dovuti escludere alcuni perché non avevano i requisiti, tutti i requisiti che la Presidenza gli chiedeva. Adesso dovrebbero essere arrivati a 137 e tra questi ovviamente c'è il Fiorino. Abbiamo fatto a suo tempo, perché quello ce l'ha permesso, le associazioni partigiane non ci permisero, perché erano loro l'organismo che assegnava i fondi, di fare la seconda, il completamento della prima. E grazie al Ministero della Pubblica Istruzione abbiamo voluto fare un sito che si chiama Memoranea. Potete consultarlo tutti. Tutte le regioni, tranne le Puglie, hanno almeno un luogo. Chiaramente quelli della Sardegna non sono musei della Resistenza, ma potevamo non mettere la casa natale di Gramsci, potevamo non mettere la casa di Emilio Rossi, così non potevamo trascurare in Trentino la casa di De Gasperi. O mi sono opposto in chi voleva togliere la casa di Badoglio. Badoglio si costruì un museo a sua immagine e somiglianza. E però c'è la casa di Davide Laiolo ad Asti, la casa di Piero Corbetti e in Lucania la casa dove è stato, primo, dove è stato Carlo Levi al confine. In Sicilia ci sono quattro musei della campagna d'Italia. Pensate che la regione con più presenze è Piemonte. Piemonte ci sono cose che commuovono, ci sono i musei che sono Museo della Chiesa Valdese, del Partito d'Azione e della Valle Contadina, nello stesso tempo. Ci sono voi immaginate, vi viene in mente che ci sia il Museo dell'Aeroporto Partigiano. In Piemonte c'era un luogo dove hanno fatto un piccolo aeroporto dove atterrava e decollava un Pfizer. E perché questo? Perché con i lanci col paracadute gli azionisti e i comunisti si sparavano per prendersi i rifornimenti. Per evitare che questi si sparassero li andavano a portare con l'aereo. È una storia straordinaria questa, come quella di tutte le sofferenze. Ma pensate che esistono dei musei in Italia che sono retti da una famiglia. Il museo della linea gotica, non quello importante, ma un museo che sta in un casolare in provincia di Pesaro. Sono 70 anni che è una famiglia che lo gestisce. O il museo di Lemma in Piemonte, i sopravvissuti in quella borgata montana si sono fatti dare una stanza da ogni proprietario di. Perché si ripopola di estate e d'inverno rimangono 8 famiglie e loro hanno costruito il Museo della Resistenza facendo cioè in ognuna di queste stanze che gli sono state date un ambiente, il comando, l'infermeria, le cose facendole conoscere. Noi adesso dobbiamo fare una nuova convenzione per facilitare, però già da adesso se voi cercate Memoranea per regioni, per tipo di museo, ci stanno diversi piani di lettura. Potete vedere, vedrete che anche, per esempio, l'Emilia viene subito dopo il Piemonte, è l'altra regione dove ce ne sono di più.
intendiamo, ci sono quelli anche della battaglia del Senio, i 3-4 della linea gotica, ci sono ogni deviano degli Arduini, ognuna di ci sono località montane e poi ci sono certe cose che stanno. Bolzano non ha un museo, perché il lager di Bolzano si è abbattuto, c'è solo un muro, c'è l'itinerario della memoria, però, perché come a Moves tutti i luoghi dove ci sono delle cose da ricordare sono stati messi dei cippi, e la rete dei cippi fa un'esposizione che si conclude sulla parete del lager con una mostra fotografica tenuta in maniera che soffa delle intemperie. E quello che ho suggerito a Villa Emma di Nonantola non può esserci perché non ha un'esposizione. Ho chiesto che facessero un'esposizione fotografica sul marciapiede, sul muro di Villa Emma, che è di proprietà privata. Ecco, noi andiamo avanti su questo, e anzi chiediamo aiuto di segnalazioni. Sono stati nell'arco degli ultimi 3 anni sono stati istituiti altri 5 o 6 musei. Quindi non è solo il grande museo da Palazzo a Milano, non si sa quando, è quello di tenere viva questa realtà che è frutto dell'impegno di persone, di amministrazioni locali, di sedi dell'ANPI e delle altre associazioni, per esempio quello di Falconara ad Ancona, che è un bellissimo museo, che è frutto dell'impegno dell'ANPI, e così gli altri. E così è il museo di Montefiorino. È stato rinnovato quando sono venuto io, era 5 anni fa, 4 anni fa, che facevo questo incontro. E io vi saluto con affetto e vi ringrazio della pazienza che avete avuto, perché siamo andati a circa un'ora, più di un'ora, 1:10. Grazie. Noi che ringraziamo il professor Parisella, Antonio, perché credo nell'aiutarci ad ampliare il concetto di resistenza, se ce n'era bisogno, ci ha messo dentro tanta umanità sua, innanzitutto credo, e quella di tante storie, di tante persone vere che ci ha raccontato, e credo di questa dimensione di popolo, civica, di dedizione ai propri ideali che ci ha illustrato, possa essere di grande ispirazione come lo fu allora, probabilmente anche per i tempi che viviamo oggi. Sì, dice, voglio citare un'altra volta Giulia, perché no, io le voglio bene per il lavoro che ha fatto con Ermanno. Dice che è una, credo che le speranze che li animavano non fossero troppo dissimili dalle mie. Capite? È per questo che noi ci teniamo a queste cose. Giulia ha detto meglio di noi. Grazie davvero. Non c'è, come sapete, dibattito per tradizione, ma adesso c'è il momento del buffet su, e credo che quella invece sia un'occasione in cui magari qualcosa da mangiare da bere in mano, e possiamo anche continuare, sì, magari a scambiare due idee, due parole fra noi col professore. E prendete il Debian del museo. Sono sul tavolino, quindi sul tavolino lì, e soprattutto se poi se Mariana ci sono tutti, dobbiamo scrivere l'aperitivo al piano superiore domani alle 17:30, vi ricordo lo spettacolo L'ultima notte a Montefiorino. Grazie.